Ragazzi, benvenuti in un video di Mr. Bug. Come sempre sono io, non è cambiato niente. E oggi parliamo di animali. Bentornati sulla serie Conosciamo gli animali nostrani, serie atta a scoprire e a conoscere tutti gli animali presenti sul nostro territorio. Oggi andiamo a parlare della sfinge del gallo, detta anche farfalla colibrì. Un insetto molto curioso, interessante e anche affascinante, che sicuramente avrete visto almeno una volta nell'arco della vostra vita. Detto questo, non perdiamoci in ciance, io vi auguro una buona visione e let's go! Conosciuta come farfalla colibrì, fiutola, farfalla sfinge, sfinge colibrì o sfinge del gallo, la Macroglossum stellatarum è un lepidottero appartenente alla famiglia Sphygidae. Il suo nome deriva infatti da alcune caratteristiche tipiche dei vari stadi di crescita. Lepidottero comune e diffuso in tutta l'Eurasia, Italia compresa infatti, che comprende una vasta gamma di specie, di cui alcune dalle abitudini notturne o crepuscolari, come la maggior parte degli insetti, ma altre anche, come questa, dalle abitudini diurne. È facile da osservare durante l'arco della giornata e si nutre principalmente di nettare, come principalmente tutte le farfalle. Il corpo è tozzo e peloso, con un torace robusto, ali triangolari con aperture alari di circa 5-10 cm, antenne piuttosto lunghe e un addome dalla forte muscolatura affusolata nella parte posteriore, quasi a formare una coda, di colore bruno-grigiastro con punti neri e bianchi soprattutto sulla coda, con una fascia di colore arancione posta sotto le ali. La sua più spiccata caratteristica è il suo volo molto veloce e rumoroso, che ricorda quello di un colibrì per l'appunto. I potenti muscoli dell'addome le permettono infatti di battere le ali molto velocemente e molto rumorosamente, fino a 200 battiti al secondo. Questa caratteristica è solitamente chiamata hovering, tipica di anche altri animali, come per appunto del colibrì, ma anche la libellula. Questo insetto è infatti in grado di nutrirsi del nettare dei fiori senza doversi per forza appoggiare su di essi. Il nettare verrà poi aspirato grazie alla spiritromba, una lunga proboscide tipica di tutti i lepidotteri, che resta arrotolata a spirale su se stessa quando non usata. Concludo dicendo che questo animale non presenta alcun tipo di veleno, ma non solo, non presenta neanche un pungiglione e quindi non potrà né pungerci né morderci. Questo significa che l'animale è del tutto innocuo per l'essere umano. Non ci può arrecare dolore e tantomeno non ci può nemmeno offendere. Detto questo, non uccidetelo e lasciatelo svolazzare libero per i vostri giardini. Detto questo, il video è concluso. Noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video. Bella ragazzi! Guarda la bastarda. Che non si fa prendere in mano, porca puttana!